Al Forza Napoli gli azzurri partono di scatto e Amadeus scaraventa una stafilata che Buffon neutralizza con bravura. Anche la risposta di Renosto impegna il portiere. Replica il Napoli, colpo di tacco di Amadei, granata spara alto. Settimo minuto, lanciato da Lidl, Nordal scavalca Gramigna e fulmina Casari al secondo balzo. È il gol che deciderà le sorti della partita. Rivedendolo da terra solveremo meglio il portiere, non c'era proprio niente da fare. Ancora Renosto in azione, per spegnere l'insidia del suo centro parabolico Casari si fa aiutare dalla traversa. Botta risposta, Formentini in becca Arce, ma il Guarani spreca l'occasione per non avere usato il sinistro. Aumenta la pressione del Napoli. Buffon perde la palla. Formentini passa ancora ad Arce, ma come prima, inutilmente. Il Milan si svincola e Burini costringe Casari a rifugiarsi in calcio d'angolo. 4 in 2 minuti ne batte poi il Napoli, ma senza esito. Nell'intervallo, Bonomi e Amadei, i capitani, lanciano un appello pro alluvionati. Subito ascoltati, raccolte al vomero 300.000 lire. Favorevole al Napoli anche l'inizio della ripresa, ma Buffon blocca il secco tiro di granata e abbranca in tuffo quest'altro di Todeschini. La fortuna lo premia salvandolo da questa saetta di Amadei. Sfumato il pareggio, il Milan raddoppia il vantaggio con Renosto. Vittoria più ampia del previsto, ma meritata.